Siamo i musicisti del laboratorio Prendi Nota, laboratorio cittadino del Comune di Genova, che collabora con le scuole infanzia comunali. Anche quest'anno siamo alla seconda edizione della collaborazione con la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, che vede la proposta di progetti longitudinali, cioè che durano per un anno scolastico, in cui vengono coinvolti i bambini dell'ultimo anno delle scuole infanzia. Progetto cittadino perché il nostro obiettivo è far incontrare i bambini di scuole diverse, perciò del territorio genovese, che vengono da zone diverse, proprio qua sul palco, e condividono un percorso fatto ognuno nella propria struttura. Quest'anno abbiamo un testo scritto da Milena Lanzetta, L'altro Pinocchio, in cui abbiamo il punto di vista dei personaggi minori della storia di Pinocchio, che dicono la loro su come è andata la vicenda di questo burattino. La collaborazione col Teatro della Tosse è stato anche quest'anno determinante, lo spazio che ci è stato offerto anche quest'anno con l'apporto dell'attore Pietro Fabbri. Abbiamo i testi delle musiche, sono tratti dalla musica popolare, dei canti popolari, arrangiati da noi musicisti in versioni più moderne, e così come le danze, i giochi di musica, sono tutte danze popolari, riadattate naturalmente alle competenze dei bambini di 6 anni. Quest'anno sono state coinvolte 8 scuole per un totale di 300 bambini e oggi si incontreranno giusto per la prima volta su questo palco, senza aver mai provato prima se non all'interno delle loro scuole. Quindi la novità del palco, del sipario, delle luci, della fatica anche di stare un'ora sempre con un'attenzione molto alta in questo spazio di fronte a un pubblico di 500 persone. Siamo molto contenti di questa esperienza, i bambini ci hanno seguito con molto entusiasmo. Abbiamo la presenza poi di un coro di adulti che sono maestre, che hanno voluto collaborare con noi in questo progetto, che cantando, accompagnando le canzoni dei bambini con questi arrangiamenti a più voci. Anche questa è stata un'esperienza molto bella, perché aiuta i bambini a sviluppare anche un orecchio più armonico, perché sentono cantare la stessa melodia in un modo diverso. Allo stesso modo anche le insegnanti delle scuole sono state formate prima in un percorso da noi, hanno collaborato col laboratorio prima dell'inizio del progetto. La riuscita, diciamo che sarà sicuramente positiva, le scuole sono state tutte molto entusiaste e collaborative e le famiglie hanno già dato una risposta veramente alta su questo progetto.